Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, in questo nuovo vlog, oggi è giovedì, non mi ricordo il numero però. Questo è Gabriele invece. Ok, sono andata a controllare, è giovedì 19 novembre. Le bambine sono andate a scuola. Gabriele è di là che ti intrattiene Pia, Manuele e Giorgia sono di sopra a fare la video lezione e io adesso, allora ho solo attaccato perché l'avevamo già caricata ieri sera, ma poi ci siamo dimenticate di farla partire. Quando ci è venuto in mente a me e Giorgia eravamo già di sopra, non avevamo voglia. Quindi ho attaccato la lavastoviglie, così almeno va. E io ho messo la roba nell'asciugatrice che era va finito e poi ho messo la lana nella lavatrice, visto che oggi c'è una bellissima giornata di sole, volevo appunto lavare la lana, così poi la stendo fuori, non la metto in asciugatrice perché una volta ho messo un maglione e poi è diventato piccolo, così non ce la metto più. La metto fuori ad asciugare, che sia sui fili, che sia sullo stendino, non importa. Poi dovrò andare a fare degli spostamenti in camera di Manuel. Devo mettere a posto in sala e adesso andiamo a pulire la finestra in cucina, che è veramente orripilante. Non ve la faccio vedere prima da sporca perché oltre ai vetri sporchi proprio è tutta macchiata di muffa. Quindi la vado a pulire, quando poi è pulita ve la faccio Allora, vedere. Mentre stavo mandando un vocale alla classe come rappresentante per un'idea che mi ha mandato la maestra, è arrivata la postina con questo pacchetto. Adesso lo apro così scopriamo insieme cosa c'è dentro perché non me lo ricordo. Boh, in pratica è questa cosa qui. Ma io sinceramente non so che cosa sia. Non so a cosa serva. Se voi lo sapete, lasciatemelo sotto nei commenti perché io non ne ho proprio idea. Boh, non mi ricordo neanche di averlo ordinato. Era veramente, veramente inguardabile. Ecco, direi che la situazione è migliorata notevolmente. Lì purtroppo si è arrugginita, ma non guardate tanto quello perché tanto queste finestre vanno cambiate. Doveva essere fatto adesso, invece, con questa cosa del Covid, devo aspettare l'anno nuovo. Comunque è venuta molto pulita. C'è qualche alone che invidia. Ah no, si vede, guardate lì. Adesso provo a farlo andare via. Tolto. Benissimo. Adesso vado ad attaccare l'asciugatrice. Adesso vado ad attaccare la lavatrice. Adesso invece andiamo a pulire qui, a riordinare qui, che l'avevo già fatto una volta, ma e a pulire anche questa porta. Puntino time per me, Pia. Eccomi, allora, mi sto accingendo a preparare il pranzo, che tra poco arrivano le bambine, però io inizio già a portarmi avanti. Aspettate, ma. Ok, allora mi sto giungendo, come vi dicevo, a preparare il pranzo. Gabriele, la bambina ti ruba il cosa. Vado a fare il sugo di cui vi ho fatto la video ricetta. Quindi non vi farò vedere nel dettaglio quello che vado a fare. E per da mettere assieme alla polenta. E niente, ho trovato la soluzione per accendere il fornello. Quello che non si accende, perché non è un problema di gas che non esce, ma di pietrina che non funziona più. Quindi
Quindi con questo ho risolto, perché vabbè, adesso è partito da solo, non so come mai. Però l'ho preso nel caso facesse di nuovo come faceva prima, apro il gas e poi schiaccio con questo. E lo tengo in alto ovviamente perché qui tra bambini e bambini se no è un casino. Quindi adesso vado a preparare appunto questo sughetto. E voi invece in questo giovedì di novembre che cosa avete mangiato a pranzo? Vieni. Gabri, mi porti il cavalletto? È lì sopra. Via, no. Oggi, per favore, ti sposti. Grazie. Vabbè, in pratica adesso vado a, come vi ho detto anche nella ricetta, a pulire la salsiccia.
E invece come polenta andrò a fare per noi quella dell'Eurospin già pronta, mentre invece per Gabriele vado a preparargli un po' di polenta normale, insomma, sua, senza glutine, però fatta normale con, come si vede, fatta con la farina, così. Invece per noi, visto che avevo preso, ho integrato, ne ho presa un po' di più e mangiamo quella perché ovviamente uno era troppo poco. Cioè. Adesso devo solamente capire come andarla a scaldare, ma penso in una padella e non so perché quella lì già pronta non l'ho mai presa, in primis perché Gabriele non la può mangiare, di conseguenza non la prendo mai perché è inutile prendere una cosa che poi lui non può mangiare, quindi mi tocca poi andarne a prendere un'altra e perciò preparare due cose uguali ma diverse. Invece se c'è solamente la polenta senza glutine, ne preparo una per tutti e ciao. Quindi, adesso, cioè, penso in padella comunque con l'olio. Magari uso la pentolona, la padellona, quella grande, così riesco a farne friggere magari un pochettino di più e magari facciamo prima, perché sennò mangiamo sempre. Cioè, se no viene sempre poi tardi e certe volte mangiamo veramente, veramente tardi perché. Ah, ma tanto Gabriele va già meglio, quindi lunedì sicuramente torna a scuola. È che appunto fa un po' lo zuccone, però d'altronde è un bambino e sa che non può, ma non è facile spiegare. Cioè, spiegarlo sì, non è facile che un bambino rispetti la cosa non correre, cioè è un bambino. E quindi. Troppo grassi. È molto buona questa salsiccia, l'avevo presa. Taglio un pezzo. No? Dai. No? Per favore. Te? Grazie. Al Galassia l'avevo presa. Buonissima. Davvero buona, e niente, quindi adesso finisco di preparare questo sughetto come vi ho fatto vedere appunto nella video ricetta perché è lo stesso e poi oggi pomeriggio Giada di nuovo la lezione di ginnastica artistica e niente, poi d'altro non è che ho oggi in realtà, a parte sistemare un po' di sopra, fare i letti perché stamattina al mattino non riesco a farli, loro li tirano leggermente su tanto però ecco, questo è quello che succede realmente, cioè lei urla, lui cerca di starle dietro, lei urla poi sempre, dice aia anche se nessuno le fa nulla, ovviamente perché nessuno le fa nulla, ci mancherebbe, cioè, a parte il fatto che è piccola, poi non sono per alzare le mani. Certe volte, quando erano anche più piccoli, uno scopaccione se lo sono presi, non è che. Però, cioè, non mi piace. Chi abita qua intorno lo sa, perché urlo. Mi possono sentire strano che qualcuno che abita magari molto lontano, tipo come Tiziana, che abita in Liguria, non mi abbia sentito. Manuela, che oltretutto saluto perché me ne aveva chiesto qualche video fa, che abita vicino a me, che è un'amica, è la cognata di mio papà, è la zia di mio fratello, cioè è tante cose messe assieme e lei magari qualche volta mi ha sentito, chi lo sa.
Comunque, continuo con questa preparazione e ci vediamo dopo quando vado a prendere le bambine. Luca, cosa Non fa? ho ancora un suo video, voglio Mamma, vederlo. perché non vai a toglierti? Ma non voglio tenere. Perché io ho fame ancora. Ah, io no. Tua Gabriele Gabriella Orvita. Silvia, sei Sì, perché sto facendo un video. Eccomi. Allora, oggi pomeriggio, poi quando sono andata ad allattare Pia, mi sono appisolata anche io, vabbè. Giara ha fatto la sua lezione di ginnastica artistica, io adesso ho preparato la cena, qui c'è un po' di casino, dice il cavalletto, perché questa qui è una ricetta della sfida della pentola d'oro che troverete prestissimo sul canale. Adesso sono indecisa se iniziarla già adesso a novembre, ma poi siccome si deve fermare perché a dicembre ci sono i Vlogmas, pensavo di farla cominciare direttamente a gennaio. Così almeno poi partiamo e andiamo lunghi fino alla fine dell'anno. Metterò un sondaggio su YouTube. Quindi adesso devo ancora finire di editare e pubblicarvi il video di oggi. E niente, quindi mangiamo quelli con l'insalata. E niente. Pia appunto ha dormito un pochettino. Paio d'ore più o meno, sì, e quindi stasera almeno riesco a fare le cose bene. Poi andiamo a dormire tutti, magari a un orario decente, chi lo sa. Comunque, adesso ci mettiamo a tavola e poi magari ci vediamo dopo cena. Dimmi un po', Pia, che cosa vuoi adesso? Cosa vuoi il. Dopo la bubu, prima vuoi il la? Vuoi il latte? Ok. Questi qua, vedete queste righe? È stata lei! È lei che fa Picasso sui mobili. Sono fatta bene, Vero, Pia? Vieni, vieni ascolta, dici ancora una cosa, vieni, vieni. giusto. Aiuto. Vabbè, ci sono i cani qua che ci sovrastano, lì stiamo finendo di caricare e scaricare la lavastoviglie, devo ancora spazzare, qui c'è Pia. Dove vai? Mi dici Pia? Chi c'è lì? C'è il? C'è Aya, no, c'è il mi? Chi c'è lì? Mimi, tu hai visto che gli stavi tirando la coda? Non si fa! Brava! Aiuto! Mi fai cadere! Aiuto! Il gatto era in piedi! Non sono riuscita a filmarmelo, era in piedi! Vabbè, Pia, saluta un po' così andiamo a fare la nanna! Brava, ciao, buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo video, ciao! E qui c'è Oghino. Ciao ciao! 1, 2, 3, come on!